ma comandante sesto reggimento bersaglieri, il primo di una lunga serie di staffettisti da Trapani a Trieste. Sì, siamo circa 600 militari dell'esercito italiano che percorreranno le vie italiane, i borghi, le città, i sacrari per condividere con la popolazione italiana quelli che sono gli ideali, i valori a cui il popolo italiano è abituato e che ha lottato così come 100 anni fa i nostri avi per raggiungere l'identificazione nazionale del popolo italiano. Un percorso lungo, percorso 100 anni fa dai nostri avi, il primo che parte però è un bersagliere, come allora partirono tanti bersaglieri? Assolutamente, questo è un onore per me che sono il comandante del sesto reggimento di bersaglieri di Trapani, potermi accingere a percorrere queste vie in qualità di bersagliere, quindi di corsa, ulteriormente di corsa. Però mentre lei sta facendo questa cerimonia, comandante, a Roma abbiamo visto un sacco di bersaglieri con lo stemma della Brigata Aosta sull'Omerale. Ci viene il sospetto che un po' siano qui, ma un po' stiano facendo qualcos'altro. Come la nostra storia ci insegna, i bersaglieri possono essere ovunque. Sì, una parte del mio reggimento attualmente si trova a Roma, segnatamente due compagnie che svolgono attività di ordine pubblico insieme alle forze dell'ordine. Grazie.